Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Il commercio compone, insieme ad altre cose, l'anima della città. È proprio per questo che è nato un progetto chiamato il Distretto Urbano del Commercio, a cui hanno aderito diverse città, tra le quali Rivarolo Canavese. E proprio di questo parliamo oggi con l'assessore Sandra Ponchia e con Luisa Battistella, manager del Distretto Urbano del Commercio di Rivarolo, o meglio Vivi Rivarolo. Benvenuti. Il DUC Vivi Rivarolo si organizza diversi eventi e promuove quindi i commercianti della città di Rivarolo. Certo, abbiamo appunto previsto in questo piano strategico, abbiamo inserito queste sfilate di moda, fra gli eventi, perché credo che sia ancora un elemento trainante e di coordinamento anche tra i commercianti. Certo. Cioè, fra di loro è proprio importante anche creare gruppo. È un momento di aggregazione per loro e per appunto dare animo ad un evento che coinvolga assolutamente tutta la città, perché devo dire nelle due edizioni precedenti abbiamo visto una grande partecipazione, quindi c'è ancora molto interesse su questi eventi territoriali, e noi ci auspichiamo che anche quella di sabato possa essere una bella iniziativa. Certo. E di fatti appunto sabato 28 settembre si terrà la terza edizione di Rivarolo Sfila. Sì. Questa volta parco urbano spazio elementare. Sì, spazio elementare, abbiamo deciso di darle questa connotazione perché sia comunque uno spazio, è comunque uno spazio centrale, però aperto, più arioso rispetto diciamo alla location di Via Ivrea, che era comunque molto molto bella, e questa è un po' diversa, ecco, un altro posto di Rivarolo che tra l'altro è nella nostra intenzione cercare di valorizzare proprio perché è centrale e ha una grande valenza, è vicino alle scuole, vicino ai negozi del centro San Francesco, comunque è importante per noi come location, quindi certo. Abbiamo deciso di crearla lì, ecco. Cercare di valorizzarla, sì, di valorizzarla di più, ecco, proprio perché finora era stata poco considerata, ecco, soprattutto per spettacoli, manifestazioni, eccetera. E nella sfilata i commercianti presenteranno quindi quelle che sono le loro collezioni. Sì, collezioni chiaramente invernali, sono tutti pronti, ci sono commercianti storici, quindi negozi presenti su Rivarolo da tantissimi anni, e anche delle new entry interessanti, quindi attività che sono nate addirittura l'ultima nel 2021, che però insomma ha il suo perché, è molto carina, e non voglio spoilerarvi, ecco, diciamo, certamente, il contenuto. Non possiamo. No, assolutamente, però devo dire che è sicuramente un fattore nuovo e interessante, ecco. L'area verrà adibita ad hoc per l'evento? Certo, l'area avrà sicuramente la sua passerella come si merita, e dovremo anche riuscire a, diciamo, a ripitturare quelle che sono i gradoni su cui sedersi, quindi cerchiamo proprio di valorizzarla anche esteticamente, di dargli un po' più di valore, ecco. Poi sarà abbellita da piante, ci sarà una collaborazione con un fioraio di Rivarolo, e insomma, dovrebbe essere un avvenimento certo. molto molto carino, ecco, interessante. E per le collaborazioni ci sarà anche comunque l'associazione liceo musicale? Sì, ci sarà anche l'associazione del liceo musicale, che inizierà, diciamo, farà l'apertura con dei canti, con le ragazze molto brave che collaborano, che frequentano il liceo, e poi si procederà con la sfilata delle attività, che sono 40. Sono una quarantina, insomma, sì. Comunque sono tante, certo. Tante attività, alcune di loro saranno accoppiate, quindi ci saranno dei negozi che usciranno, sfileranno insieme, e altri invece che saranno solo, diciamo, loro, ecco. Però diciamo una bella cosa anche che ci sia questa forma di collaborazione, certo, proprio sì. Tra loro, quindi, infatti. Oltre che nell'organizzazione, proprio anche nel momento della sfilata.
e si è deciso di farlo sabato 28 settembre, perché viene comunque inserito in quello che sono i festeggiamenti per la patronale San Michele. Speriamo che il tempo ci assista, ma le previsioni per ora danno bel tempo, e quindi insomma ci è piaciuto sicuramente inserirlo, a parte che abbiamo avuto tante manifestazioni e quindi andava da sé che la cosa, una delle manifestazioni comunque più interessanti per la cittadinanza è sicuramente anche quella della sfilata, andava giustamente inserita in questo programma, ecco, quindi... non so se volete che vi dica qualcosa di quello che sarà il programma oppure... Ma un piccolo accenno, facciamolo, sì, certo. Sì. Quindi ci sarà venerdì, domani, l'inaugurazione dell'allestimento artistico della cabina elettrica, quindi ex cabina elettrica, che verrà ridipinta diciamo, da parte di un'associazione con il tema creato da un artista. E quindi questa è una cosa carina che è già stata fatta in diversi posti e anche noi avremo la nostra cabina d'artista. E poi ci saranno le manifestazioni proprio legate alle messe, legate al mondo religioso, quindi ce n'è una messa che verrà celebrata per San Pio da Pietralcina e venerdì, e poi l'altra, la classica della domenica mattina, certo, con la processione per il santo patrono. E poi appunto i concerti, ci sarà il concerto della banda cittadina con la collaborazione della banda Oglianicese e poi l'elemento clou di questo programma che sarà sicuramente la sfilata, ecco, certo, quindi sabato pomeriggio indicativamente dalle 4:30 alle 6:30. Quindi tre giorni da vivere in Rivarolo. Intensi, interessanti. Ecco, tre giorni che coinvolgeranno i commercianti, non solo per la sfilata, ma se vogliamo anche per l'apertura dei negozi. Sì, certo. Cercheranno appunto di tenere aperte le attività commerciali, non solo per il sabato, anche per il giorno. Certo. Venerdì è già una giornata per l'ora di apertura, poi anche la domenica sicuramente ci saranno delle attività commerciali che terranno anche i bar, magari alcuni bar si sono organizzati magari per creare qualcosa in più rispetto alla solita offerta, insomma si cerca di essere pronti a dare soddisfazione, certo, al pubblico presente. Ecco. Sì, quindi il distretto urbano del commercio, oltre a sostenere i commercianti, come dicevate prima, si parla di aggregazione per l'evento, però anche per tutti gli eventi che vengono organizzati comunque in città, cioè tende comunque ad unire. Assolutamente, sì, l'importante è dare visibilità alla città, alla città, al territorio. E anche alla manifestazione che abbiamo avuto Sport in Città, no? Che qualcuno può aver criticato perché non era relegata diciamo al Parco del Malgrà, però nella realtà ha avuto un grande riscontro da parte degli operatori che hanno avuto fiducia nella manifestazione e nell'amministrazione, uh-huh, perché qualcuno non ha potuto, voluto magari tenere aperto, ma chi ha tenuto aperto ha veramente avuto un grande riscontro. Certo. E siamo riusciti finalmente a riportare anche in questa manifestazione le persone in Rivarolo, perché lo scopo delle nostre, diciamo, degli eventi che vogliamo, che vorremmo creare da adesso in poi, ma quelli che abbiamo già fatto, è proprio, certo, quello di portare movimento in Rivarolo, ecco, perché è bellissimo. È un beneficio per tutti comunque. Sì, coinvolgere in toto la città. Questo, ed è stato un riscontro anche positivo che abbiamo avuto da parte dei genitori che hanno piacevolmente apprezzato diciamo questo spostamento, che magari è stato un po' più faticoso da ammettere, perché dal Parco del Malgrà spostarsi al polisportivo per qualcuno è stato faticoso. Diciamo che la camminata era inclusa nello sport, quindi ci stava, no? Una camminata. Certo. Una camminata, le vie del centro, uno può dare un'occhiata alle vetrine, può prendere un buon caffè. Sì, perché poi l'idea è anche quella. E contiamo che sempre di più anche le attività commerciali ci diano fiducia, perché magari qualcuno ancora refrattario, ma ci sarà, vediamo già un miglioramento, quindi piano piano sì che riuscirà, perché è importante, cioè il commercio ha sicuramente delle problematiche
e non possiamo nascondercelo, certo. Però più facciamo, più cerchiamo di smuovere, portare la gente in Rivarolo, e più c'è insomma la possibilità di superare questo momento di crisi, o comunque certo. Di conviverci nel modo migliore possibile. Poi è chiaro che anche la città di per sé deve essere piacevole, eh sì. Non per niente, anche col distretto andiamo a fare dei lavori sì. Sull'arredo urbano, sull'urbanistica, sì. Proprio per quella che era la progettualità del certo. Bando al quale abbiamo partecipato, ci saranno, inizieranno i cantieri a ottobre, sì. Sull'allea a ottobre, mi sì, sembra sì, che sì, siano sì. Stati... Sì, si conta di finire per i primi di dicembre, in modo da, da non rovinare diciamo, il Natale, per poter mettere magari le casette... di diciamo comunque dei banchi natalizi, sì, e sì, quindi sì, si spera, se tutto va come deve, di riuscire ad arrivare a farlo ed essere insomma con un'allea, già un'allea ben sistemata, e poi si passerà a fare l'altra. Speriamo che ci siano degli altri fondi. Se poi sì, insomma ci saranno e via, ecco. Però piano piano un pezzo per volta, sì, insomma, cerchiamo di fare il possibile perché Rivarolo sia sempre sì. Più a posto, ecco, più. Sì, perché comunque nel piano strategico del DUC non c'erano solo gli eventi, ma c'era appunto la riqualificazione del viale. Esatto, non c'è solo la parte specifica sul bando imprese, quindi direttamente finanziamenti alle attività commerciali, ma anche c'è tutta la parte di conto capitale che prevede miglioramenti a livello urbanistico e arredo urbano. Quindi abbiamo iniziato con questa parte di concerto con le amministrazioni e adesso vedremo se potremo poi, speriamo, continuare certo. Anche su tutta l'altra parte, proprio per rendere Rivarolo insomma molto bella. Sempre più attrattiva, ecco, perché certamente. Quindi sabato 28 settembre? Sì. 16.30, 16, qualcuno veniva al dubbio, diciamo che se vengono per le 16 trovano posto a sedere. Diciamo che dalle 16 sì. Si apre sì. L'evento, sì. Poi sì. La sfilata magari sarà 16.30, sì. 16.30 poi comunque circa. Saranno tutti pronti, magari se ci sarà necessità magari partiranno anche un attimo prima, ma in ogni caso sì, abbiamo tutto il tempo per, così la gente ha tempo di arrivare, di sedersi e sì. Poi si parte. Ovviamente ingresso libero e in certo. Questa splendida location aperta. Sì, sì, sì. Una nuova location. Nuova location, vediamo. Che si incomincia a vivere. Sì, sì. Sì. Sì, infatti poi l'idea è proprio quella, anche come avevamo già accennato, di fare poi per Natale, quindi aprire i primi di dicembre la pista di pattinaggio. Adesso stiamo concludendo, però insomma è quasi definitivo, e proprio anche lì per portare in una zona che è comunque ben frequentata durante il giorno, ci certo. Sono tanti bambini, tanti ragazzi che passano, e vogliamo riqualificarla sempre di più, ecco, fare in modo che abbiano qualche attività da fare e che comunque la frequentino, mm-hmm. Ecco, sempre anche magari la sera, ecco, in modo certo. Sì. Vogliamo aggiungere ancora qualcosa sulla giornata o su DUC o sui commercianti? Ma direi che no, sui distretti credo che abbiamo detto abbastanza, appunto ci auspichiamo sì. Veramente che ci sia un finanziamento, un rifinanziamento. Sì, che dovrebbe certo. In teoria esserci nel 2025, che sia anche un po' orientato benissimo sulla parte di conto certo. Capitale, perché dobbiamo anche rivigorire le città, aiutarle, certo. Ma soprattutto anche sulla spesa corrente, per poter dare anche qualcosa, un aiuto economico in più alle imprese o a quelle imprese che magari in questa prima fase non sono riuscite a partecipare, ma insomma che possano nei certo. Prossimi bandi a partecipare, ecco. Sì, certo, una cosa importante. Queste sono un po' le direttive, le cose che si sono chieste. Chiaramente in regione i bilanci devono essere ancora approvati, però la volontà, che è la cosa sostanziale, c'è. Sì, sì. La certo. Volontà dell'assessore e di tutti quanti, quindi insomma ci auspichiamo che si possa andare avanti. Certo, lo speriamo tutti. Perché comunque il commercio, si diceva anche l'altro giorno, che...
occupa una grande fetta del mondo lavorativo, sicuramente. Soprattutto del comparto economico, è importantissimo. Il commercio ha veramente una buona parte, una buona fetta economica. Sì, soprattutto negli ultimi anni, si diceva appunto, da lavoro anche a persone, a tantissime persone, anche persone magari non tutte così preparate, però possono comunque trovare un lavoro e un aiuto economico, e quindi è importante. Ed è un settore, tra l'altro, molto inflazionato a causa dell'online, a causa diciamo di situazioni che purtroppo non dipendono da nessuno. Certo, sono grandi soluzioni. Sì, bisogna assolutamente aiutarlo. Aiutarlo anche per evitare quell'effetto che stiamo subendo un po' su tutti i territori, non è legato solo a Rivarolo, la famosa desertificazione. La desertificazione ormai colpisce l'Italia, l'Europa. Noi facciamo dei corsi di aggiornamento sull'urbanistica anche a livello internazionale ed è un fenomeno che si sta verificando ovunque. Non bisogna permettere che ci siano delle vie che si desertificano commercialmente, perché questo porta un degrado non solo alla città, ma proprio a tutta la comunità. Certo, senza dubbio. Anche perché poi subentrano problematiche di sicurezza. E poi bisogna dire che è proprio un po' brutto arrivare su delle bisogna che anche l'amministrazione faccia il possibile per evitare i cambi di destinazione d'uso, perché in tante città, purtroppo, soprattutto nelle città, magari meno ancora sentito nei paesi, però tante attività, tanti proprietari di immobili chiedono un cambiamento da negozi, da attività commerciale, da commercio a residenziale. Però è veramente triste se le vetrine diventano degli appartamenti, quindi tutto chiuso, tutto spento, e il negozio funge veramente è una garanzia di sicurezza, le luci accese, la presenza delle persone, è veramente importante che non vada a morire. E tra l'altro si sono studiati dei casi anche di altri paesi dell'Europa, dove comunque ci si sta facendo un po' la punta al cervello per capire come fare a evitare questo problema, perché non è un problema solamente italiano. No, no. E ci sono dei casi che sono stati analizzati come magari esempi da portare anche, da applicare anche qua da noi, che aiutano magari a trovare, per fare sempre in modo che le persone comunque continuino a venire nelle attività fisiche. Certo. Sì, non dimentichiamo che ormai la parte di digitalizzazione e-commerce sta rubando una buona fetta di mercato sul negozio fisico, però secondo me devono andare di pari passo. Ormai non si può negare il progresso, non si può negare, naturalmente, però bisogna convivere, devono assolutamente convivere, ma proprio per un bene sociale, non solo per le attività commerciali, perché insomma vivere in una via desertificata, buia, ne risente poi anche il residenziale sicuramente. Sì. Immaginiamoci anche le luci di Natale, voglio dire, senza i negozi. Poi passa anche la voglia magari di dire perché illuminare, cioè questo è un po' quello che potrebbe succedere in un prossimo futuro, non neanche così lontano, quindi è importante porre rimedio tutti quanti insieme, perché se non vogliamo che le città diventino veramente città dormitorio, dobbiamo fare il possibile. Ecco. Lanciamo un appello, un invito alla gente di venire a Sfilata sabato. Assolutamente sì. Dovete partecipare numerosissimi, venite a vedere questa sfilata di queste attività commerciali che tutti i giorni si impegnano per rendere le loro vetrine, le loro modelle più accattivanti. Dovete assolutamente venire a vedere la collezione autunno-inverno delle attività commerciali di Rivarolo. Bene, condivido, perfetto. Non posso che condividere in pieno questa la sua affermazione, quindi i commercianti hanno fatto tanto, si sono impegnati e quindi è giusto dargli il giusto riconoscimento, ecco. Quindi vi aspettiamo in questa location. Grazie.
Quindi vi aspettiamo sabato 28 settembre dalle 16 in poi al Parco Urbano Elementare di Livorno Canavese per ammirare le collezioni delle commercianti di Rivarolo. E continuate a seguire BTV News.